Siamo con il presidente del Roma Club Vasto San Salvo, Massimo Cianchellini. Come è nata la passione per questa società? Allora, la passione per questa società è nata da quando ero bambino, per me e sicuramente per tutti i tesserati del Roma Club. E non si diventa romanisti per caso, siamo un'eccezione quando si è lontani da Roma come tifosi. E sei tifoso della Roma non perché hai vinto tanti scudetti, non perché ne parlano i giornali, perché non ne parlano, sei tifoso della Roma perché ci sei nato, perché hai vissuto a Roma o perché sei stato all'Olimpico. Di conseguenza è nata la necessità di ritrovarci un po' tutti quanti, perché poi ne siamo un po', ne siamo abbastanza di romanisti qui a Vasto, San Salvo, paesi limitrofi, Schiavi d'Abruzzo, Rocca Spina Alveti, e quindi è nata l'esigenza di ritrovarci, di condividere questa passione insieme, semplicemente proprio condividere la passione per la Roma, vedere le partite, andare allo stadio, organizzarsi, tutto qua. Quanti sono finora gli iscritti, Massimo, al club del Vasto San Salvo della Roma e le fasce sono eterogenee? Allora, gli iscritti attualmente tesserati sono 75. Considera che ovviamente siamo tutte persone che lavorano, che hanno impegni familiari e fare la tessera, per quanto è una banalità, richiede un minimo impegno che è fotocopia del documento, fototessera. Credo che arriveremo a 100 a breve. Probabilmente crescere al di sopra dei 100 sarà difficile, però a 100 ne arriveremo sicuramente. Le fasce sono eterogenee per quanto riguarda uomini e donne, per quanto riguarda giovani e meno giovani e per quanto riguarda la localizzazione dei tifosi, perché ti ho detto sono di Vasto, San Salvo, abbiamo parecchi ragazzi di Rocca Spina Alveti, qualcuno di Schiavi d'Abruzzo, insomma abbiamo preso un po' tutta la zona, Vasto, San Salvo e l'Alto Vastese. Quali sono le prospettive per il futuro per quanto concerne questo club e quali sono gli avvenimenti previsti che state organizzando? Allora, le aspettative sono quelle di ritrovarci. Alla fine siamo sostanzialmente tutti amici, chi si sta conoscendo adesso, chi già si conosceva, e quindi il fine vero è ritrovarsi insieme per vedere la partita, che sia allo stadio, che sia in pizzeria, che sia in un club che speriamo di avere a breve un posto fisico dove ritrovarci. In realtà il club concede delle agevolazioni per quelle che sono il trovare il biglietto per la partita, che a Roma non è molto facile, e poche altre iniziative che possono essere le conviviali con i giocatori per le quali soprattutto si deve andare a Roma, però. Appuntamenti per il futuro sono le partite di cartello sicuramente, per Roma-Milan adesso partiremo in 40 con un autobus e successivamente le partite di cartello le andremo a vedere sicuramente tutte quante. È ovvio, io e alcuni altri cercheremo di andare a vedere anche quelle con minor richiamo, e quindi chiunque si volesse accodare a noi è liberissimo di farlo. Quindi indubbiamente il club va anche al di là dell'aspetto sportivo, perché come dicevi è importante la socializzazione, ma come può un tifoso romanista iscriversi? Allora, ribadisco quello che hai detto, che va al di là della passione semplice calcistica, perché la fortuna del calcio è quella di unire tutti, di unire tutte le categorie, è veramente uno di quei pochi momenti democratici della vita di una persona. Per iscriversi al nostro club è facile, o la cosa più banale e insomma di facile reperibilità è la pagina Facebook, tanto ormai quasi tutti sono su Facebook, c'è il gruppo Roma Club Vasto San Salvo, quindi basta iscriversi là sopra e poi uno trova tutti i contatti e tutte le persone a cui rivolgersi. Abbiamo su San Salvo un punto di appoggio, diciamo, che è il ristorante Matriciano. Unico handicap è che essendo un ristorante gli orari sono quelli del ristorante, quindi insomma non è di facile accessibilità per chi non esce la sera. Invece a Vasto, comunque sia su San Salvo ci sono dei ragazzi, Luca Sacchetti, Marco Ciavatta, che sono disponibili a raccogliere le adesioni. Su Vasto c'è un negozio in particolare dove ci stiamo appoggiando di Via dei Conti Ricci. È lo Zeus Point, un negozio di articoli sportivi conosciuto, e lì insomma lì fa orari di negozio, quindi è possibile andare lì, lasciare la fotocopia del documento, 20 euro che è la quota annuale per la stagione, e iscriversi, tutto qua. Concluderei questa intervista, Massimo, chiedendoti qual è il pensiero inevitabile che va a una partita molto importante per la Roma, qual è quella del derby, che giocherà senza il suo uomo simbolo, quindi il capitano Totti. Il derby è un momento di tensione per tutti. Il derby ognuno lo vorrebbe vedere a casa sua, lontano dagli altri, isolato, perché veramente per chi tifa Roma è un momento molto molto particolare. Io mi auguro che, come per i derby, gli ultimi 5 derby passati, sia la Lazio a vincerli. L'uomo derby, come ha detto già Capitan Totti, è
il mister della Lazio è Di Reia. Speriamo porti fortuna come nelle altre competizioni e speriamo vada bene, incrociamo le dita.